Questo video è offerto da... No, la cosa che impressiona è che poi tutta la comunità carceraria, che è composta dalla polizia penitenziaria e dai detenuti, lamentano la situazione assolutamente deficitaria di questa struttura da un punto di vista infrastrutturale, cioè le celle sono in condizioni veramente pessime, soprattutto in alcuni reparti, da un punto di vista anche di mancanza delle strutture per poter svolgere alcune attività lavorative. C'era ad esempio l'officina che è chiusa perché ci sono condizioni di, diciamo, pessime e anche di sicurezza precarie, e quindi hanno chiuso l'officina e dovranno riaprirla. Anche le attività formative col Covid sono state ridotte drasticamente, quindi hanno tutti lamentato. Poi manca il personale, ci sono molte poche guardie carcerarie rispetto a quante ne servirebbero, almeno 80 in più ci dicevano ne servirebbero. Quindi praticamente ha confermato quello che denunciavano i sindacati. Assolutamente sì, forse addirittura peggio, nel senso che guardando visivamente qual è la struttura. Io ne ho visitate tante strutture, carcerarie, devo dire che in Italia non siamo messi benissimo, questa è una delle peggiori che ho visitato, c'è proprio un lavoro da dover fare che è veramente pesante, sia da un punto di vista infrastrutturale per carenze, cioè le docce comuni sono docce infrequentabili ad esempio, perché c'è tutto un reparto che non ha docce nelle singole celle, cose che invece dovrebbero essere previste, e c'hanno delle docce comuni che sono veramente pietose, e poi in una condizione di Covid gli assembramenti a cui sono costretti i detenuti in queste celle, in queste docce, sono assembramenti un po' richiesti assurdi. Poi naturalmente lamentavano anche la difficoltà nelle visite ai parenti, difficoltà nelle telefonate, nelle videochiamate, e chi è fuori dalla Sicilia e quindi ha delle visite più saltuarie lamenta l'impossibilità di poter comunicare, anche l'impossibilità di comunicare con i loro avvocati, tempi molto ridotti anche rispetto alla possibilità di potersi difendere. Per cui una situazione che è assolutamente fuori dal normale. Insomma, qualche lamentela, una delle tante per esempio era quella che i sindacati dicevano che non hanno mai avuto un colloquio, quindi un confronto con l'amministrazione penitenziaria. Lei lo ha avuto questo colloquio, penso, sì, stasera? Noi abbiamo parlato a lungo con i detenuti, cioè siamo entrati nelle loro celle, abbiamo parlato con loro dentro le loro celle, perché così loro ci facevano vedere anche la situazione all'interno. E poi abbiamo fatto anche un piccolo incontro con altri detenuti di tutti e due i reparti. Ma l'amministrazione penitenziaria? No, erano con noi, e devo dire che l'amministrazione penitenziaria lamenta la stessa cosa, lamentano i detenuti. Cioè, al di là di qualche screzio che naturalmente c'è sempre, però le lamentele fatte sia dall'amministrazione che dai detenuti erano identiche. Perché poi da un punto di vista infrastrutturale tutte le carenze evidenziate ai detenuti sono quelle che l'amministrazione penitenziaria ha evidenziato da anni al DAP, al Ministro della Giustizia, senza avere avuto risposte. Ma per risolverle? Per risolverle bisogna, intanto noi abbiamo chiesto di mandarci delle schede in cui si tiene conto sia delle richieste dell'amministrazione del carcere sia delle richieste dei detenuti. E poi in base a queste richieste noi naturalmente offriremo la nostra testimonianza al Ministero di Grazia e Giustizia, al DAP, per vedere di intervenire. È chiaro che qui servono interventi importanti da un punto di vista economico, e vi dicevo poco fa che servono in tante strutture carcerarie d'Italia. Questa devo dire che è in emergenza rispetto alla peggio. Non dico la peggio, però quasi, cioè anche manca gli interruttori, la possibilità di rispetto anche all'acqua calda o l'acqua per potersi lavare, diciamo, è a regime assolutamente ridotto. Poi se penso alle celle senza aria fredda, nell'estate che abbiamo passato con i 40-42 gradi, soprattutto nei piani superiori della struttura,
Sì, una situazione veramente disumana. E sinceramente rassegnarsi al fatto, perché io ho incontrato ergastolani, ho incontrato persone che hanno compiuto omicidi, quindi anche il peggiore del crimine, però non mi rassegnerò mai al fatto di diventare come i criminali e quindi dire siccome hanno fatto questo devono patire e quindi metterci al loro livello. Noi abbiamo il dovere di invece creare una condizione di umanità il più possibile e loro di poter avere, diciamo, la loro pena, di poterla scontare in una condizione dignitosa. Comunque costringerli all'ergastolo a decenni di carcere credo che sia già sufficiente. Insomma, la sua visita istituzionale credo possa dare delle risposte anche alle lamentele dei sindacati, no? Ma le risposte le dobbiamo dare. Intanto è stato importante esserci, quindi aver ascoltato i sindacati, aver ascoltato le proteste che ci sono state e quindi poi aver con la presenza testimoniato un'attenzione. Ora si tratta di seguire le proposte che faremo affinché diventino poi realtà, che è la cosa più complicata sempre. C'erano tre persone con Covid che stavano in una condizione di isolamento, tre detenuti, sì. Da quello che dicevano, probabilmente questi contagi deriverebbero da colloqui, quindi non un focolaio che si è creato all'interno. Quindi sembravano tranquilli nel dire che erano stati isolati e quindi la situazione sotto controllo. Poi naturalmente vedremo. Ha chiesto la situazione vaccinati, se il personale si è vaccinato e se i detenuti si sono vaccinati. Sui detenuti l'unico caso che abbiamo ascoltato di non vaccinato era un caso di allergie particolari, quindi era stato il medico. Noi non abbiamo, ci siamo riferiti a quello, no, quello che ci hanno detto era riferito alle domande che abbiamo posto, quindi soltanto a questo detenuto, non abbiamo fatto una domanda specifica sulle guardie penitenziarie e sui detenuti, effettivamente avremmo potuto chiedere. Allora questo è un rapporto successivo, lo possiamo verificare. Parlavano loro di assembramento nell'occasione della doccia. E infatti questa è una richiesta che faremo. Loro hanno chiesto le vaccinazioni, ci sono difficoltà. Questa è una richiesta che effettivamente faremo. E per quanto riguarda invece i sindacati hanno spesso lamentato aggressioni continue e costanti al personale. Avete verificato se queste aggressioni nascono da un messaggio o per caso possono essere reazioni? Ma io devo dire che ho chiesto al personale e mi hanno detto che non hanno avuto una situazione di aggressione, nel senso che hanno sicuramente c'è stata una protesta, però è stata una protesta pacifica. Questo è quello che ci hanno detto la polizia penitenziaria stessa, quindi non abbiamo ascoltato solo i detenuti. Non lo so, io vi posso dire quello che abbiamo. Io vi posso dire quello che abbiamo chiesto, ci è stato detto che sicuramente si è creata una condizione di maggiore difficoltà quando c'è stato il trasferimento dei detenuti dal carcere dove c'erano stati disordini. Quindi c'è stata una situazione in cui dalla tranquillità totale si è passata a una condizione di protesta, soprattutto legato al trasferimento dei detenuti campani, quindi una comunità campana che si sarebbe concentrata. Però hanno parlato di proteste pacifiche, quindi che si sono manifestate con lo sciopero del cibo, lo sbattere della cella. Però non ci hanno. Ripeto, io vi dico quello che ci hanno detto. Io, tra l'altro, io ho chiesto espressamente perché avevo letto le cose che voi avevate scritto. A questo punto vorrei capire perché i comunicati li abbiamo ricevuti tutti. Quindi, mentre qui a lei hanno detto che aggressioni non ce ne sono state. Certo. Quindi a questo punto vorremmo capire chi gliel'ha detto, se gliel'hanno detto i sindacati o la direzione. No, no, io ho parlato, almeno quelli che ci hanno accompagnati erano la direttrice, due guardie carcerarie e poi la signora che, come si chiamava? Come? Spucas che si occupa, sì. Quindi non erano rappresentanti sindacali? No, no, no. Si è presentato come rappresentante? No. Ma tra l'altro non sono i rappresentanti sindacali tenuti a accompagnarci, è la direttrice che stabilisce. Cioè noi mandano sistematicamente i comunicati con tanto di referti medici, di persone tenute in alcune agenti,
finiti al pronto soccorso. Ora sentiamo dire che a un senatore in ispezione dicono che non è successo nulla. Tra l'altro io credo che se faccio una domanda specifica, se ci sono stati casi di aggressione, se ci sono state situazioni di violenza, e loro mi hanno risposto di no, e mi hanno detto semplicemente di questa leggera tensione legata a questa forma di protesta pacifica, mi si è detto espressamente, per cui non posso che riportarvi quello che ho sentito. Sovraffollamento, le hanno detto qualcosa? Sì, ci hanno detto che ci sono più detenuti rispetto a quelli che potrebbero essere, se ci sono meno guardie di quante ce ne dovrebbero essere. Su questo sì, lei ha parlato di 80 unità. Ma le hanno dato una percentuale o un numero? Se non mi sbaglio, mi hanno detto proprio il doppio rispetto ai detenuti che ci dovrebbero essere. Io naturalmente di tutte queste cose che vi sto dicendo ho chiesto delle schede in modo che poi sì. E a questo punto effettivamente dobbiamo chiedere anche sul tema dei vaccini e sia della polizia penitenziaria che dei detenuti. L'unico caso sul vaccino è stato questo tizio, certo c'ha questa allergia, questo ergastolano. I detenuti hanno lamentato mancanza di attività? Di tutto. Cioè i detenuti? Allora, molti detenuti sono arrivati senza notare la differenza fra il Covid prima del Covid. Dopodiché, rispetto ad altre strutture carcerarie, anche quando funzionasse l'officina, io ho visto esperienze carcerarie che hanno fatto attività di panificazione, attività di falegname, ma non, di tutto questo non c'è nulla. L'unica cosa di cui mi hanno parlato è di questa officina che è chiusa da tempo e tra l'altro non si sa neanche quando riaprirà. Sì, credo che sia legata alla metallica, quindi questioni che riguardano metalli. Sì. È chiusa, no, chiusa perché non c'è una strutturalmente non è sicura per i detenuti e neanche si sapeva quando avrebbe riaperta, quindi loro non fanno nessuna attività. Poi ci dicevano anche che sull'attività scolastica avrebbero registrato almeno nella carcere di massima sicurezza poche iscrizioni alla scuola, che almeno il passato anno, perché c'era un ragazzo di 23 anni che si lamentava che non riusciva a fare nessuna attività né formativa e né lavorativa, e quindi da questo punto di vista effettivamente è totalmente carente la struttura carceraria. Senatore Faraone, l'ultima cosa per chiudere, abbiamo parlato delle tante criticità che ci sono all'interno del carcere di Augusta. Una delle lamentele che faceva il sindacato era quello che non sono state mai rispettate le norme contrattuali dall'amministrazione penitenziaria. Norme contrattuali dei dipendenti? Allora, io non so se perché condizionati alla presenza della direttrice, però a me la questione vera che mi hanno posto loro è la mancanza del personale e quindi secondo me questa della mancanza di rispetto dei contratti è una derivazione del fatto che manca il personale. Sì, perché non hanno i turni, non riescono a gestirli, perché hanno turni massacranti e quindi c'è una situazione che deriva, presumo, da quello. Però il tema della mancanza del personale e del sovraffollamento delle celle, questo sì, ci dovrebbe essere celle con una persona soltanto, invece ce ne stavano quasi sempre due. Quindi tranne nei casi particolari di persone che avevano delle patologie di un certo tipo, la norma era che ci fossero due persone per cella.